anche se abbiamo dovuto fare una verifica sullo stabile rispetto a una proposta iniziale che era di un altro tipo, abbiamo preferito andare a individuare in quello spazio proprio perché ci sembrava il più idoneo, aveva anche la disponibilità di una cella frigorifera che veniva usata per la conservazione dei farmaci, quindi è comunque particolarmente adatta anche per gli alimenti. Dovrà essere oggetto di qualche semplice e risvolti economici molto contenuti lavori di sistemazione, in modo che possa essere anche in un tempo medio-lungo a disposizione del progetto, perché una delle cose che Franco sa, mi sta sempre a cuore, io di solito quando vedo i progetti, quando vedo il nome di Marco Palma, ogni tanto sobbalzo, no? Non me ne voglia Marco Palma, perché è uno dei più bravi progettisti che io abbia visto, ma mi metti in fibrillazione l'apparato amministrativo in questo senso, perché poi sapete, fare questo tipo di progettualità sembra una cosa semplice, ma è una cosa particolarmente complicata, e quindi onore al merito di chi mette la testa, la voglia e anche e soprattutto la capacità di vedere dove sono le progettualità importanti. E io l'ho colta, e la dottoressa Carraro l'ha colta proprio su un piano proprio di stretta integrazione nella costruzione della rete. Abbiamo messo quindi a disposizione, e non per poco tempo, questo tipo di struttura, proprio perché a me piace che le cose siano stabili poi nel tempo e non siano, no, figlie dell'effimero che purtroppo va di moda. E in secondo luogo si colleghi direttamente a quel circuito di inclusione sociale nel quale alcuni anni fa abbiamo cominciato un percorso insieme. Perché guardate, Casa Bacchita sembra una cosa da nulla, è una cosa a cui forse i cittadini di Alto Vicentino sfugge la portata, è estremamente complicata, è estremamente difficile mettere, scusate, è una cosa estremamente complicata, perché noi abbiamo fatto alcuni anni fa, 5 anni fa esattamente, una scelta importante, mettendo anche a disposizione, voglio dire, non solo il supporto del CERT, riservandoci 8 posti, ma cercando di andare un po' più in là, sapendo che il territorio non era ancora pronto, Schio era pronto, ma gli altri comuni non erano ancora pronti, detto, dobbiamo dirlo, per un passaggio così delicato che del resto in tutte le altre zone ha trovato delle difficoltà. Adesso la Regione sta emanando una delibera, non è ancora formalmente approvata, ma penso verrà approvata a breve, che dovrebbe in qualche modo risolverci questo problema di stabilizzazione. Sarà un po' complicata la tecnicalità con cui andremo ad applicarla, ma di fatto viene sancito un principio che una quota di quei posti può essere coperta col fondo sanitario. E guardate che questo non è un passaggio da poco, perché permette poi anche agli altri comuni di riuscire a sostenere lo sforzo che il comune di Schio spesso da solo ha fatto in questo tempo. Alcuni comuni sono sicuramente più vicini, perché ho visto che alcuni sono stati particolarmente attenti. Su altri invece bisogna ancora lavorare con più intensità, per far capire che questo è un problema importante. E dicevo all'assessore Maria qualche giorno fa, ma tu sei andata a mangiare un giorno a Casa Bacchita? E lei mi ha risposto, sì, sono andata. No? E questa è un'esperienza per chi è ministra fondamentale, quindi le faccio i complimenti su questo, perché solo lì si capisce esattamente quanto labile sia il confine tra trovarsi da una parte o dall'altra della società. Casa Bacchita, ecco, questo è il mio intendimento, sarà anche perché è una cosa che mi ha preso molto dentro, è una cosa che deve rimanere in questa realtà, non solo di Schio ma dell'Alto Vicentino, veramente deve rimanere perché è fondamentale per il servizio che dà. Come pure il problema del riuso alimentare che la Verlata ha lanciato insieme ad altri, che anche la Croce Rossa ha visto subito la Croce Rossa agganciarsi, secondo me è una cosa estremamente importante. Oggi, questa sera, noi stiamo discutendo di una cosa basilare, no? Io oggi vengo da una giornata terrificante, vi dico, discorso di cose che mi hanno irritato tremendamente, quindi mi scuso se non sono stato animo sereno, ma venire qui e parlare di un problema del genere mi rasserena, perché qui discutiamo effettivamente di un grande problema sociale, no? Di riuscire a far sì che ci sia un riuso alimentare che permetta alle persone di mangiare. Questa è una cosa acquisita nel 2015, ma acquisita evidentemente non è.
come pure il grande problema che abbiamo nella sanità a volte, lo dico spesso anche ai colleghi che lavorano in ospedale, non è tanto il modello organizzativo ma è curare le persone. Questa sera nel sociale uno dei problemi prioritari che pensavamo di aver debellato ma non è ancora debellato è quello di permettere alle persone di avere una vita dignitosa. Casa Bacchita va in questa direzione, il riuso alimentare va in questa direzione. Ecco, per questo sono contento e sono venuto apposta qui, anche se ero arrabbiato, stanco, ma sono venuto apposta. Ci tiriamo su.